Sì, un grandissimo entusiasmo, ho appena lasciato tantissimi amici che ci stanno seguendo in questa grandissima campagna elettorale, e oggi ne troviamo altri, è un entusiasmo che è davvero crescente, ogni giorno è impressionante quanti ci chiedono di tornare in Forza Italia, quanti di stare con noi, di voler condividere questo percorso. Ci stiamo preparando a un grandissimo risultato 8-9 giugno e poi la grande sfida, la madre di tutte le battaglie, le elezioni europee ottobre 2025, quando finalmente potremo cambiare il governo della Regione Campania. Grandissima partecipazione, il momento di giovani, di donne, tantissima volontà di voler cambiare questa regione, e sono tutti quanti pienamente consapevoli della sfida dell'8-9 giugno, di quanto sia importante l'Europa per ognuno di noi, quindi devo dire sono fortissimamente ottimista che la Campania sarà la regione più azzurra d'Italia. Sì, io ho detto che il 10 giugno noi faremo una proposta agli alleati per la candidatura a Presidente della Regione Campania. È ovvio che le europee sono anche un po' di sorta di primarie, no? Quindi tra i vari candidati che sono in campo, quindi pensiamo a fare un grandissimo risultato alle elezioni europee e poi mettiamo la testa per cambiare il governo della Regione Campania. Onorevole, come vi state muovendo dal punto di vista delle comunali in provincia di Caserta? Ma qui in Caserta c'è una grandissima area di centro che va rappresentata e a cui va dato spazio, quindi ci muoviamo sulla falsariga della maggioranza in provincia di Caserta. Io voglio approfittare di questo momento anche per salutare il mio amico Domenico, l'ho incontrato poco fa in un negozio davvero straordinario, voglio salutarlo e voglio abbracciarlo veramente e ringraziarlo di tutto.